Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito Mute. Come è accaduto anche a Technoid nel suo ultimo video, spesso anche noi stiamo giocando delle partite in solitaria o magari in due. Non riusciamo più nell'ultimo periodo ad organizzare l'intera squadra e quindi a giocare insieme, un po' per motivi lavorativi, un po' per motivi di studio. Di conseguenza il grado ne sta un po' risentendo, però effettivamente le partite in solitaria possono risultare un po' più interessanti perché c'è da fidarsi solamente di voi stessi e non più dei call out, quindi delle chiamate fatte per bene dei vostri compagni di squadra. Proprio l'altro giorno io e Marco abbiamo avviato una classificata insieme e non è andata proprio benissimo, almeno all'inizio. Abbiamo fatto una figura da idioti esagerata nei primi tre round, ma preferisco lasciarvi al video per non fare troppi spoiler. Ma no, ranked, vai. Vabbè, vai. Artificieri, torre. Artificieri torre 1, artificieri torre 2, artificieri torre 3. Presi di clubhouse il giorno. E ci capì. Ok, faccio rubare i gadget se posso. Devo aprire la botola? Marcus, aspetta, vado col drone. Vai. Marcus, sta una telecamera in blu. Valkyria. Valkyria sta nella chiesa, là, nella cappella. Ma sta dentro, Marcus. È arrivato all'improvviso, Jagger. Te la boccio, mai più. È una trappola per topi entrare là dentro. We have been eliminated. Marco, provo una cosa. Vediamo se mi va di culo. Marco, vado io te. Un drone. Due drone. Tre droni, tra cui quello di Twitch. Trainer. La finestra nessuno. Era pure da bot. Ah, mi ha sparato da destra. Non ci stava, non lo vedevo con la telecamera. Come ha fatto? Cioè lo stava puntando, ma perché puoi non sparare negli scatoli? Un errore che non devo fare più. Lui ha fatto finta di non avermi visto, capì, col drone, invece è entrato mirando là dentro. Come avrete sicuramente notato, io e Marco fino a questo momento abbiamo giocato malissimo. Una sola kill a testa, ed è vero che una mi è stata rubata, però non vorrei porre enfasi su questa cosa, bensì sul fatto che effettivamente alcune giocate siano state gestite malissimo e il morale è andato sotto i piedi. Però un pizzico di fortuna e un po' di concentrazione in più ha risollevato le sorti della partita. State a vedere. Gli altri a 0 sta partita in mapperdia. We need to protect the biohazard container. Marco, hanno aperto nel canale. Buona. Buona, ci scelta da là. Barra? No, garage. Garage. Insertion in 10 seconds.
fatto Ela. Chi hanno fatto Ela? Quattro Frost. Vedi che elettrizzata non è da poco. No, non ne tengo più. Ora Marco. Ma devi fare due. No, io uno. Buona pure l'apertura. La Lesion. Bello andiamo. Lesion. Sta Glaz, Marco, fai attenzione. Mamma mia! Clutch, eh! Attento allo spawn kill, che mo sicuro lo riprovano, eh. È da sopra, penso, finestra. Marco, il corridoio è libero. Corridoio libero, te lo chiamo io, sto col drone. Marco, arriva, caveira! Cardin di gemme e ricastol sono devastanti, eh. Marco pulse, Marco lirete, Marco. Bagno a destra, Frost. Nel muro del bagno sta. Nel muro integro. Dalla palestra si fa. E l'ultimo non lo vedo, Marco. Jagger, dentro. È dentro. Yes! Buona. Ma salvo male che stai per ricaricando. Come avete visto, tra un clutch sopra le righe e un po' di coordinazione in più, la partita è andata per il verso giusto e siamo riusciti in questo grandissimo comeback. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e vi invitiamo a lasciare un like qui sotto e magari di iscrivervi al canale attivando la campanella, così da non perdervi i prossimi video. Inoltre mi piacerebbe conoscere la vostra opinione circa questa tipologia di video qui sotto nei commenti. Non dimenticatevi soprattutto di farci sapere se foste interessati a vedere queste partite con la facecam, magari per apprezzare un po' le nostre reazioni live durante queste partite. Come al solito, noi ci vediamo alla prossima. Oh, you make me wanna talk back.